Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Milano Pavia News edizione estate. Vediamo insieme i principali fatti di questa giornata. È ancora caos sul distanziamento sui mezzi pubblici. In attesa del confronto con il governo, Fontana conferma l'ordinanza che consente di occupare tutti i posti su treni e bus. Una decina di episodi violenti negli ultimi tre mesi, tanti ragazzi denunciati a Pavia, casi simili anche a Vigevano. È un'estate all'insegna del lavoro extra per le forze dell'ordine. Intervista esclusiva al nuovo direttore della cantina sociale di Canneto Pavese, travolta dagli scandali del vino. Carlo Alberto Torazza ha tracciato la rotta ai nostri microfoni. E non si placano le polemiche a Pavia dopo la decisione del comune di lasciare i posteggi a pagamento ad agosto. In Forza Italia Alessandro Cattaneo chiede di rivedere la scelta. A pochi passi dalla città, all'interno del parco dell'Idroscalo, è Wake Paradise, il più grande parco acquatico d'Italia, per passare una giornata tra divertimento e sport. In apertura del nostro telegiornale c'è il braccio di ferro in atto in queste ore tra il governo centrale e le regioni, in particolare ovviamente la Lombardia, sul tema del distanziamento sociale sui mezzi pubblici. Lunedì prossimo è fissato un importante faccia a faccia che dovrebbe essere risolutivo. Nel frattempo però proprio Fontana ha deciso di continuare con l'ordinanza che permetterà a tutti i lombardi di occupare i posti su treni e bus, più in generale sui mezzi pubblici. Allora, il punto nel servizio. È ancora caos sul distanziamento sui mezzi pubblici dopo che il 31 luglio il governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana, aveva ripristinato la capienza su autobus, tram e metropolitana al 100% delle sedute e di risposta invece il governo ne aveva subito bocciato il contenuto, ripristinando il distanziamento con il massimo della metà dei posti da occupare. Ma Fontana non ha intenzione di scendere a compromessi e almeno fino a lunedì, quando si terrà un incontro tra il governo e le regioni, richiesto ieri all'unanimità dalla conferenza delle regioni, la Lombardia conferma l'ordinanza che consente di occupare tutti i posti a sedere sui treni regionali e sui mezzi pubblici. In una nota di Palazzo Lombardia si legge che le regioni hanno espresso la propria preoccupazione in merito al distanziamento sui mezzi pubblici, che comporta criticità per quanto riguarda la gestione del trasporto pubblico locale, soprattutto in vista di una ripresa delle attività scolastiche a settembre e della riapertura degli uffici. In attesa del chiarimento di lunedì, però, trasporto pubblico locale e regionale hanno preso per il momento due strade diverse. A Milano ATM continua a rispettare l'ordinanza del ministro Speranza, che prevede una capienza massima del 50% per i posti a sedere di tram, autobus e metropolitane. Trenord invece, al contrario, ha fatto suo il provvedimento della regione fin dal primo giorno in cui è entrato in vigore, comunicando in una nota che la segnaletica che vietava di occupare la metà dei posti sarebbe stata presto rimossa. Le regioni pensano comunque ad un piano B se dal tavolo di lunedì dovessero venire sconfitte. Se il governo confermerà la sua linea, infatti, i governatori hanno fatto richiesta di risorse aggiuntive per incrementare e potenziare i servizi e assumere il personale necessario per garantire il più possibile, anche con il distanziamento, livelli adeguati di servizio in questa fase di ripresa delle attività e ritorno alla normalità. Il tema del distanziamento sociale riguarda da vicino anche la provincia di Pavia. Nei giorni scorsi abbiamo anticipato la decisione della prefettura di continuare con i controlli serali, nelle serate della Movida, appunto, e proprio in queste ultime ore abbiamo voluto fare anche un punto sui controlli effettuati in questi ultimi mesi con il prefetto Scianna. Una decina di episodi violenti negli ultimi tre mesi, tanti ragazzi denunciati, alcuni anche giovanissimi, e controlli serrati in diverse vie e piazze del centro storico. È un'estate diversa anche per la Movida pavese, mai come in quest'anno le forze dell'ordine sono dovute intervenire così spesso per sedare risse e litigi durante le serate del weekend. L'ultimo episodio risale allo scorso fine settimana. A Pavia due gruppi di ragazzi si affrontano a calci e pugni tra via 20 Settembre e piazza Petrarca. Il bilancio finale è di 9 denunce, il più giovane ha solo 17 anni. Episodi simili si sono verificati anche a Vigevano, dove è stata danneggiata addirittura un'ambulanza. I sindaci hanno risposto con ordinanze e divieti per limitare assembramenti e situazioni di pericolo per la salute pubblica. La prefettura ha confermato poi che i servizi di controllo per la Movida proseguiranno fino a fine agosto e il bilancio tracciato dal prefetto Scialla è positivo. La presenza delle forze dell'ordine fino a tarda notte ha permesso infatti di identificare i responsabili degli episodi più gravi. Un piano che ha funzionato anche qui nella sostanza, perché il potenziamento dei controlli ha portato a maggiore controllo
maggiore sicurezza delle piazze proprio della provincia. Sì, sì, sì. E soprattutto questa è un'estate particolare, a parte è un'estate calda, particolarmente calda, però dopo il Covid molte persone non sono andate nei luoghi di villeggiatura, di vacanze, quindi permarranno qui in città, per cui l'attenzione deve essere sicuramente maggiore durante le ore serali e le ore notturne, soprattutto in quelle aree dove ci sono locali e affollati da persone, da giovani, giovanissimi, eccetera. Soprattutto lo abbiamo visto, i giovani in queste ultime settimane sono stati anche protagonisti di una serie di, insomma, di episodi di cronaca da stigmatizzare ovviamente. Sì, sì, certo. Purtroppo è colpevole anche molto l'abuso dell'alcol, che è un altro elemento da tenere sempre in considerazione. Infatti abbiamo fatto molte riunioni su questo tema cercando di invitare anche i sindaci e tutte le attività dei commercianti a contenere questo fenomeno nei limiti possibili. Adesso, come di consueto, facciamo anche il punto sui contagi con i dati forniti giornalmente da Regione Lombardia, grazie anche all'aiuto della grafica. I tamponi effettuati nella giornata odierna sono 8.128, alcune centinaia in meno rispetto alla giornata di ieri, però contestualmente scende anche il numero dei positivi, sono 69. Questo è un dato ovviamente da accogliere in modo positivo. 5 debolmente positivi, uno a seguito di test sierologici. Torna a scendere quindi a 0 il numero dei decessi dopo i 5 di ieri, siamo a 16.829 dall'inizio della pandemia. L'aggregato che vedete nella parte alta a sinistra di guariti e dimessi dice che sono 152 in più rispetto alla giornata di ieri. Torna a scendere anche il dato dei ricoverati in terapia intensiva, meno 2, siamo a 9 in totale. Allo stato attuale cresce di 2 unità invece quello dei ricoverati non in terapia intensiva. Nella parte bassa della grafica l'incremento dei casi per provincia, per quel che riguarda Milano sono 14 i nuovi positivi, di cui 10 nella città di Milano, 4 a Pavia invece, un numero leggermente inferiore a quello di ieri, e poi ci sono i 9 di Mantova, in questo caso l'ultima tranche dei contagiati dell'azienda agricola, dato che risale poi anche alla giornata di martedì, è partita dalla giornata di martedì questo focolaio di cui vi stiamo dando notizia. La sola Cremona invece non ha nuovi positivi. Questo è il quadro giornaliero con i dati forniti appunto dal Pirellone. Ultima pagina, adesso ci trasferiamo in oltrepoco le nostre notizie, perché la cantina sociale di Canneto Pavese, travolta dagli scandali del vino, ricorderete nei mesi scorsi, è pronta a ripartire con un nuovo direttore che noi abbiamo intervistato in esclusiva. È l'anno zero per la cantina sociale di Canneto Pavese, travolta all'inizio dell'anno da un'altra bufera giudiziaria su una presunta maxi frode in commercio che, dopo aver azzerato la dirigenza della cooperativa, ha rischiato seriamente di portarla alla chiusura definitiva, con il lockdown a complicare un quadro già tutt'altro che semplice, ed è anche con la nomina di un nuovo direttore, Carlo Alberto Torazza, che la sociale di Canneto prova a guardare avanti a pochi giorni dalla vendemmia. Nella giornata di giovedì sono stati comunicati agli agricoltori soci anche i prezzi delle uve, che si attestano quest'anno in media a 56 euro al quintale, pochi in realtà ma in linea con i prezzi bassi delle ultime annate in Oltrepò. Il piano industriale, assieme ad una serie di investimenti negli impianti di produzione, prevede un restyling completo delle linee di prodotto per rimarcare un netto cambio di passo rispetto al passato, ed alcune novità come la raccolta in cassetta delle uve destinate al metodo classico. Abbiamo incontrato il 37enne enologo originario di Sartirana a pochi giorni dal suo insediamento ufficiale. Mi è parso un progetto molto valido e molto solido, un progetto a lungo termine e cui i benefici si vedranno a livello pluriennale, quindi ci siamo dati degli step ovviamente, quindi il primo punto che è stato mettere in sicurezza l'azienda, garantire una continuità operativa e poter garantire il pagamento
delle uve pregresse ai soci, l'effettuazione della vendemmia attuale. Proprio ieri abbiamo approvato il nuovo prezzo medio delle uve, i contratti con la grande distribuzione sono in fase di riattivazione, quindi con la nuova annata siamo fiduciosi di poter ritornare sui palcoscenici che già occupavamo, e contestualmente faremo delle linee di vini nuovi per andare a occupare fasce di mercato dove prima eravamo presenti in maniera meno rilevante o addirittura assenti. Mi riferisco all'estero, mi riferisco appunto a una più consistente presenza nel canale distributivo dell'Horeca. Ci sono dei cavalli di battaglia, per così dire, sui quali pensate di puntare? Andremo a fare la raccolta in cassetta sul Pino Nero. È una novità per la cantina, ma per il territorio è ormai una consuetudine. Punteremo sulla Bonarda, che è ovviamente il vino principe dell'Oltrepò. Punteremo sul Pino Nero anche nelle altre declinazioni, quindi abbiamo in mente un Pino Nero vinificato in rosso. Il Buttafuoco e il Sangue di Giuda, che sono due vini principe appunto della Valle Versa e sono sempre stati un baluardo della cantina di Canneto. Ci sono anche dei piani di sviluppo anche a livello di ristrutturazione aziendale e quant'altro? Vi saranno degli investimenti che andranno appunto a razionalizzare il processo produttivo, quindi porteranno dei risparmi, delle razionalizzazioni anche dal punto di vista delle risorse, dell'efficienza energetica. Saranno interventi importanti su base pluriennale per un ammontare di diversi milioni di euro. Pensate che anche per voi il futuro sia più legato alla bottiglia e meno allo sfuso? Assolutamente sì, dispiace solo appunto che il territorio dell'Oltrepò abbia intrapreso questo cammino solamente a seguito di eventi traumatici. Una notizia di cronaca: adesso i medici del 118 e i carabinieri sono dovuti intervenire ieri notte in un'abitazione di Coppiano in via Mulino in seguito ad una lite tra due uomini. Secondo quanto appreso dai militari, un pregiudicato di 51 anni ha coltellato il coinquilino di 32 al termine di un violento litigio. Il 51enne ubriaco ha colpito il rivale all'addome con un coltello da cucina. Dopo l'intervento dei soccorsi, il 32enne, la vittima, è stato trasportato in codice giallo al Policlinico San Matteo per le cure del caso ed è stato poi dimesso con una prognosi di 15 giorni. Il suo aggressore è stato invece denunciato a piede libero per lesioni. Ci spostiamo ad Abbiategrasso adesso, dove non si fermano invece le polemiche riguardanti il personale della casa di riposo cittadina al centro di un processo di esternalizzazione. Allora ripercorriamo la vicenda nel servizio. Torna il malcontento alla casa di riposo Città di Abbiategrasso, dove è in atto un processo di esternalizzazione del personale socio-assistenziale deciso dal CDA e dai vertici della fondazione della casa di riposo di strada per Cassinetta. In sostanza il personale che presta assistenza agli anziani, molti in servizio da decenni, è passato sotto le dipendenze dell'azienda privata che già gestisce in appalto la cucina, la lavanderia e le pulizie. La comunicazione è arrivata direttamente dai lavoratori, perché con una lettera che ha mandato la fondazione gli comunicava che loro avrebbero cessato il servizio, sia dipendente della fondazione che dipendente della cooperativa, che trattasi di 42 persone, avrebbero cessato il servizio dal 31 di luglio. Quindi dal 1 di agosto avrebbero lavorato per un'altra cooperativa, Cooperativa Pellegrini, che è della multiservizio gruppo Global Service, che gestiscono già le cucine della stessa fondazione. Ho saputo come organizzazione sindacale che ciò che proponeva la fondazione, passaggio alla multiservice, Global Service, è un contratto di servizi, a differenza del personale che in realtà a ieri aveva un contratto di tipo sanitario. È personale che può migrare da un settore all'altro senza un controllo, cioè potrebbe lavorare nelle cucine come può lavorare a contatto direttamente dell'ospite. La Regione Lombardia ha impostato dei livelli di assistenza che sono i LEA, di cui il personale sanitario e le varie RSA, ma tutti in assoluto, ospedali e tutti, soprattutto le RSA, devono tener conto. In realtà è stato fatto un contratto di appalto con questa multiservizi di 852 ore lavorative al mese, distribuito su 42 persone.
È chiaro che 852 non sono le ore idonee per poter dare assistenza come si deve. Invito davvero ad avere un occhio d'attenzione rispetto a questa situazione. E invito anche i parenti ad avere un occhio d'attenzione rispetto ai propri ricoverati e agli ospiti che ci sono in fondazione. Per il diritto che ha il paziente e, come si dice, l'ammalato, di avere una prestazione e un'assistenza che sia a livelli alti. È chiaro che noi ci siamo riservati a settembre, all'apertura di tutte le segreterie, di poter porre delle azioni in essere su questa situazione. E a proposito di anziani, non si ferma nemmeno il triste fenomeno delle truffe. Intorno alle 5 di ieri pomeriggio gli agenti della Questura di Milano sono intervenuti in via Osopo per una truffa ai danni di una donna di 96 anni. La signora era stata chiamata da un'altra donna che si fingeva amica della figlia, riferendo di avere la necessità di soldi a causa di un incidente stradale. La vittima, creduto alla versione, ha consegnato i gioielli in strada alla truffatrice. Buone notizie invece da Pavia, dove stanno, seppur lentamente, riaprendo le APS, proprio i centri spazi dedicati agli anziani del capoluogo, una ripartenza fatta di alcuni paletti e di regole da seguire per evitare nuovi contagi. Balli vietati, ma via libera al gioco delle carte, spazi contingentati e mascherina obbligatoria all'interno. A Pavia hanno riaperto 3 dei 10 centri anziani, le cosiddette APS, dopo l'ok del comune. L'obiettivo, spiega l'assessore ai servizi sociali Zucconi, è tornare a offrire spazi di incontro per gli over 75 in totale sicurezza. I centri, appunto, che si sono resi disponibili all'apertura proprio su scelta dei singoli direttivi, perché poi la decisione doveva passare appunto per il direttivo dell'associazione, che sono responsabili ovviamente della gestione del centro, è stata avviata seguendo le linee guida che arrivavano sia dallo Stato che dalla Regione. E quindi diciamo che in primis si è valutata la suddivisione nuova degli spazi, quindi se prima una sala poteva ospitare magari una 30-40 persone, con le nuove determinazioni di misure le persone ovviamente ospitate si sono ridotte. Per questo, oltre alla riassegnazione degli spazi, hanno anche proprio gli stessi presidenti, gli stessi direttivi adottati una sorta di rotazione. L'assessore Zucconi ha poi voluto chiarire la posizione del comune di Pavia riguardo a un video che sta circolando in rete in queste ore. Nel filmato si vede un bambino di 6 anni rimasto orfano che viene allontanato dallo zio per venire portato in comunità. Una decisione presa dal Tribunale dei Minori di Milano, spiega l'assessore, e anche se lo zio è residente a Pavia, il bimbo abitava prima in un altro comune del Pavese, motivo per cui il mezzabarba non poteva intervenire in alcun modo. Sono molto provata dalla visualizzazione di questo video, infatti non mi fa piacere che qualcuno l'abbia girato e l'abbia poi pubblicato. Ciò detto, sicuramente poi ci saranno delle vicende particolari sulle quali io non entro nel merito, perché, ripeto, non conosco la vicenda, però proprio perché non siamo stati coinvolti direttamente come uffici, ecco. Ancora la cronaca con una serie di episodi di microcriminalità che hanno riguardato Milano in queste ore. Insieme ad un complice spintonato all'interno del McDonald's di piazza 24 Maggio, un 34enne marocchino, sottraendogli il borsello contenente denaro, contanti e un cellulare, per poi darsi alla fuga. Rincorso dalla vittima, è stato bloccato dai militari dell'esercito in servizio per l'operazione Strade Sicure. È accaduto intorno alle 2 di questa notte ed è stato arrestato. Invece una volante della polizia è intervenuta intorno alle 5 di questa notte in zona stazione centrale dopo aver notato un 45enne egiziano rincorrere un 33enne ivoriano irregolare e con precedenti. Dopo aver fermato entrambi, è emerso che poco prima l'egiziano stava passeggiando con il cellulare in mano quando è stato raggiunto dall'uomo, che gli ha strappato lo smartphone e si è dato quindi alla fuga. Anche in questo caso è stato arrestato. Cambiamo completamente argomento, in Oltre Po, per una iniziativa davvero particolare, un tour operator dedicato esclusivamente ai ciclisti.
che l'Oltrepò sia terra amata dai ciclisti non è una novità. Le sue colline, le sue salite ripide, i cambi di ritmo, quello che in gergo sportivo viene chiamato mangia e bevi, ne fanno una terra unica per chi deve prepararsi per una gara importante. Ma in gergo turistico un mangia e bevi si intende proprio come si dovrebbe intendere, mangiare e bere, possibilmente bene, in un luogo come l'Oltrepò da scoprire in bicicletta, pedalando anche lentamente per assaporare il percorso e poi senza sensi di colpa concedersi il ristoro. E così, pensando di coniugare questi due mondi che sulle colline a sud del Po sembrano aver trovato una perfetta sintesi, un tour operator lanciato da un ex professionista del pedale, Andrea Tonti, ha deciso di promuoverne la riscoperta. Abbiamo incontrato il corridore marchigiano, coprotagonista di grandi successi a due ruote con capitani del calibro di Cunego, Simoni o Bettini, sulle strade Mangia e Bevi dell'Oltrepò Pavese, in compagnia del suo staff, mentre testava percorsi e programmi da proporre ai suoi prossimi compagni di viaggio a due ruote. L'Oltrepò Pavese è sicuramente un territorio che nel passato ha avuto un gran trascorso ciclistico e ho avuto modo in questi giorni di poterci pedalare. Ho scoperto un territorio con tantissimi su e giù, mangia e bevi, come li chiamiamo noi in gergo ciclistico. Diversi anni fa è passato anche il Giro d'Italia qua, è un territorio che si presterebbe anche molto per tappe del Giro d'Italia, con queste colline coperte da vigneti dove si incontrano castelli, cantine ultracentenarie che hanno ancora una tradizione molto importante e ben radicata nel loro interno. Pedalarci è molto bello perché comunque sia trovi un continuo su giù, cambio di ritmo, sei molto vicino alle grandi città come Milano, quindi una bellissima palestra naturale per poter trascorrere uno o più giorni all'interno di un contesto territoriale tranquillo, e in mezzo alla natura, al verde, anche con delle bellissime strutture ricettive adatte per ospitare questo tipo di turismo. Un territorio che ha anche molta storia in sé a livello ciclistico degli anni 90, a pochi chilometri da qua c'era sicuramente la base di una delle più grandi squadre ciclistiche di quegli anni, con Berzin che vinse appunto il Giro d'Italia, faceva proprio capo in quest'area, la famosa Gavis che vinse di tutto in quegli anni, dalle classiche appunto al Giro d'Italia, che sarebbe bello poterlo rivedere attraversando queste colline. A proposito di viaggi e di vacanze, molti sono già partiti, altri invece sono ancora in città, preoccupati anche dall'emergenza coronavirus. Siamo andati a Milano a sentire cosa ne pensano i cittadini. Con la fine della prima settimana di agosto, per molti italiani è arrivato il momento delle vacanze, ma non c'è dubbio che quest'anno, a causa della crisi e dell'emergenza sanitaria provocata dal coronavirus, in molti dovranno rinunciare alle ferie o comunque stravolgere i piani, magari programmati con largo anticipo, prima ancora che scoppiasse lo tsunami Covid-19. Senz'altro l'estate 2020 sarà all'insegna dell'italianità. In molti, o per paura di prendere l'aereo per lunghi tragitti o per ridurre le spese, prediligeranno le mete vicino a casa, con propensione a prenotare in case vacanze o bed and breakfast piuttosto che negli alberghi. Noi abbiamo chiesto ai milanesi che cosa ne pensano e se quest'anno, almeno per un breve periodo, riusciranno ad andare in vacanza. Non lo sappiamo ancora, non abbiamo ancora deciso, perché stiamo un attimo a vedere come si evolve la situazione, visto che è un po' il dubbio. Avete anche un po' paura, diciamo? No, più che altro paura no, però vogliamo vedere come si evolve, visto che abbiamo avuto già parecchi voucher nel cassetto. Vediamo come si evolve all'ultimo momento, perché purtroppo vedo che stanno risalendo all'estero. Sicuramente comunque sceglieremo l'Italia, visto come l'Europa ci ha trattato durante, quando noi eravamo messi male. Il coronavirus ha cambiato i vostri piani quest'estate? Ha cambiato un po' i nostri piani e anche i valori della nostra vita, ha rimesso in discussione un po' tante cose. E secondo lei il bonus vacanze che c'è dal governo può essere utile per le famiglie più in difficoltà? Ritengo di no, che non sia un qualcosa di facile accesso, tra virgolette, e velocemente utilizzabile. E lei andrà in vacanza quest'estate? No, non vado. Come mai? Pochi soldi. No, lavoriamo. Voi andrete in vacanza quest'estate? Sì, noi non siamo della zona, siamo della zona di Rimini, quindi bene o male siamo sempre al mare.
Posso chiedervi se in un qualche modo l'emergenza coronavirus ha cambiato la vostra idea di vacanze, i vostri piani? Ma noi no, anche perché comunque lavorando bene o male con la stagione estiva andiamo tranquillamente avanti. Una settimana in Italia. Voi andrete in vacanza quest'estate? Andiamo, sì. Andiamo. E dove andate? In Italia. Puglia. Dove andrà? In Valpusteria, in montagna. Parte per la verità. Sì, abbiamo già dato. E dove è stato? Ho fatto un giretto in Toscana e in Romagna. Posso chiederle se l'emergenza coronavirus in un qualche modo ha cambiato la sua idea di vacanza quest'estate? Purtroppo sì. Io di solito vado all'estero, per quest'anno è stato veramente impossibile. E è rimasto in Italia? Sì, sono rimasto in Italia. E secondo lei ci saranno anche tante famiglie che non riusciranno a partire? Ho paura di sì. Non ne sono sicuro, ma ho paura di sì. Sperando che sia di sbagliarmi, purtroppo. Ma secondo voi questo bonus vacanze per le famiglie più in difficoltà può essere utile a rilanciare un po' il settore? Ma più che bonus vacanze, se sono in difficoltà, bonus di aiuto a gente che fa veramente fatica a tirare la fine del mese, ce ne sono tanti, perché la mia amica è una capa della protezione civile e dice che c'è veramente gente che deve mangiare pasta in bianco. Queste dunque le opinioni dei milanesi, noi adesso ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco con la seconda parte del telegiornale. Rieccoci per la seconda parte di Milano Pavia News edizione estate, seconda parte che apriamo tornando su una vertenza lavorativa che stiamo seguendo negli ultimi giorni ed è quella relativa ai lavoratori a rischio della logistica Carrefour di Chignolo Po. Salita la tensione proprio in queste ultime ore, come stiamo vedendo anche dalle immagini, tra la cooperativa 070 che gestisce il magazzino Carrefour di Chignolo Po e il sindacato USB. La cooperativa nelle scorse ore ha licenziato 4 lavoratori, tra cui un rappresentante dell'unione sindacale di base. Da tempo il sindacato chiede maggiori diritti per i dipendenti della cooperativa e dopo questo episodio ha organizzato una nuova protesta che stiamo vedendo appunto nelle immagini, sia davanti al supermercato Carrefour di via Vigentina a Pavia che all'interno. Stiamo vedendo proprio le immagini dei lavoratori e dei sindacati che attraversano i corridoi per rivendicare i loro diritti. Questo è l'ultimo aggiornamento su questa vertenza. Adesso cambiamo argomento e torniamo anche su un tema che ha acceso il dibattito a lungo, quello della superstrada Vigevano-Malpensa, un'infrastruttura di cui si parla davvero da tanti anni senza trovare una soluzione definitiva. Nelle ultime ore è intervenuto anche il comitato che non vuole l'opera. Allora sentiamo le loro parole. La superstrada Vigevano-Malpensa continua a tenere banco dopo la corale conferenza con i sindaci del Sì, che hanno ribadito le ragioni del loro favore all'opera di fronte agli ultimi sviluppi che hanno visto ANAS di fatto bloccare gli espropri. Il comitato no tangenziale fa sentire la sua voce rispondendo, o meglio replicando, ad alcune dichiarazioni fatte dagli amministratori dei comuni interessati dall'opera. Loro hanno tutto il diritto di pensare che la strada sia il meglio per questo territorio, però non hanno il diritto di dire comunicazioni false o tendenziose rispetto ai loro cittadini. Non possono dire, per esempio, che il ponte sul Ticino è stato fatto in funzione della strada, perché in realtà il ponte sul Ticino è stato progettato molto prima, è di competenza della provincia di Pavia ed è stato fatto perché? Perché l'attuale ponte su cui passano tutti è di proprietà delle ferrovie. Era stato fatto quando si pensava che fosse imminente il raddoppio della linea ferroviaria e quindi le macchine non potevano più passare di lì. Un'altra cosa che io considero assolutamente scorretta è quella del rappresentante di Asso Lombarda che afferma che si perdono 162 milioni di euro per il fatto che la strada non è fatta. Quando si fanno queste osservazioni, secondo me dovrebbe essere giusto dire in che modo, quali fabbriche hanno chiuso perché la strada non è stata fatta, quali non verrebbero perché la strada non c'è. Un'altra cosa che secondo noi viene minimizzata è il discorso del ricorso al TAR. Noi abbiamo vinto il ricorso al TAR per la valutazione di impatto ambientale che non è stata fatta. Allora, la valutazione di impatto ambientale non è un passaggio superficiale, è fondamentale. Perché è quello in cui si decide se un'opera deve essere fatta, se l'opera deve essere fatta in quel posto specifico lì, se ci sono delle alternative possibili. Quindi il fatto di saltare questo passaggio non è una cosa irrilevante.
Insomma, io veramente sono molto triste di aver dovuto fare questo intervento su questa questione. Io speravo sinceramente che il Covid avesse insegnato qualcosa a tutti, magari a dire la verità, per esempio, a dire la verità ai cittadini che ne hanno diritto, a vedere il mondo con occhi un pochino diversi, e invece si ripetono sempre le stesse identiche questioni, cioè veramente non abbiamo imparato niente. A proposito di coronavirus, torniamo anche sul tema delle ripartenze. Tra quelle più delicate e controverse, come stiamo raccontando, c'è sicuramente il settore dell'istruzione. Noi ci concentriamo oggi sulla situazione dell'Istituto Gallini di Voghera. 87 dei suoi studenti dovranno trasferirsi al centro Ricca Gioia di Torrazza Coste per poter seguire dal prossimo mese di settembre le lezioni in sicurezza. Laboratori, serre e 4 aule per gli studenti dell'agraria di Voghera all'interno del centro regionale di Ricca Gioia a Torrazza Coste è quanto ha messo a disposizione Regione Lombardia per permettere all'Istituto Gallini di affrontare il nuovo anno scolastico del post-Covid con tutte le restrizioni previste in relativa tranquillità. 87 studenti potranno così usufruire di spazi adeguati e le lezioni si potranno svolgere in sicurezza, ha spiegato in una nota la stessa Regione, aggiungendo che questa decisione rientra in un progetto di valorizzazione del sito di Ricca Gioia che deve tornare ad essere il fulcro dell'attività agricola dell'Oltrepò. Gli studenti svolgeranno le attività didattiche in presenza dei docenti, degli insegnanti tecnico-pratici e degli assistenti tecnici di laboratorio. Proprio per le attività laboratoriali di viticoltura ed enologia ci sarà anche un coordinamento fra istituto e referenti dell'azienda vitivinicola Ricca Gioia per organizzare esperienze culturali in campo e in cantina. La convenzione appena siglata rimarrà in vigore per l'anno scolastico ormai alle porte. Dopo l'addio dell'Università di Milano e il fallimento della società che la gestiva, Ricca Gioia torna dunque a rivedere i primi gruppi di studenti, sebbene in un'ottica di risposta all'emergenza piuttosto che in base ad un progetto di lungo termine, come al contrario auspicava la famiglia Novazzi, benefattori che nel 1955 lasciarono questa grande proprietà al Pio Istituto Gallini e poi alla stessa Regione Lombardia perché la utilizzassero per la formazione dei giovani in agricoltura. Adesso cambiamo argomento e andiamo a collegarci con Trezzano sul Danviglio, dove per noi la vediamo, c'è Felicia Buonomo. Felicia, per una bella iniziativa legata al fenomeno della street art alle tue spalle, vediamo dei murales, raccontaci cosa sta accadendo. Sì, buonasera Mario, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Proprio così, siamo a Trezzano sul Naviglio perché da ieri e fino al prossimo 12 agosto la città darà spazio al mondo della street art per un evento organizzato dall'associazione We Run the Street insieme, grazie al supporto dell'ambasciata e del consolato e con il patrocinio del comune. Infatti qui con noi c'è proprio il sindaco di Trezzano sul Naviglio, Fabio Bottero, a cui chiediamo, buonasera sindaco, buonasera a voi, grazie, a cui chiediamo come mai ha deciso di dare il patrocinio a questo evento. Beh, noi collaboriamo ormai da 6 anni con l'associazione We Run the Streets, che ringraziamo per il contributo che ha dato in questi anni appunto alla nostra comunità, e quindi anche questo nuovo progetto Naviglie Grachten, quindi supportato ovviamente dall'ambasciata dei Paesi Bassi e dal consolato generale appunto dei Paesi Bassi qui a Milano, per supportarlo per noi è stata una prosecuzione di questo impegno che portiamo avanti da anni per far diventare sempre più Trezzano sul Naviglio la città dei graffiti, e quindi abbiamo accolto con piacere questi artisti di livello internazionale provenienti dall'Olanda insieme agli artisti nostri qua dell'associazione. Ringrazio ovviamente anche l'oratorio, la parrocchia Sant'Ambrogio, per aver consentito di svolgere qui in questo bel muro l'iniziativa, e questa iniziativa vuole essere comunque un passaggio, una prosecuzione dell'impegno
avviato con il Festival Internazionale di Graffiti Urban Giants, che quest'anno non si è potuto tenere per le ovvie ragioni dovute all'emergenza coronavirus, e quindi questo progetto, insieme ad altri anche a spot ma molto di alto livello che verranno organizzati nei prossimi mesi, consentiranno di dare continuità a questo importante progetto avviato, come dicevo, con l'associazione che veramente ha portato una ventata di aria fresca, ma anche dal punto di vista culturale, educativo, perché noi abbiamo la fortuna di poter collaborare, dicevo, con l'associazione anche con progetti, con i workshop durante l'anno con le scuole del nostro territorio. Quindi anche qui ringrazio gli istituti scolastici che si sono messi a disposizione, perché dietro a questo progetto artistico c'è anche un grande progetto educativo volto ovviamente a far comprendere che questa è una forma di arte di altissimo livello e volto anche a contrastare quello che può essere definito da altri, naturalmente l'imbrattare dei muri in modo sregolato, e proprio con questi artisti di livello internazionale che ogni anno vengono a Trezzano vediamo che questa è un'arte che ci porta a livelli inaspettati. Gli trezzanesi ormai sono legatissimi a questa presenza, a questi muri colorati con queste opere d'arte, e quindi noi non vediamo l'ora che possano ritornare qui l'anno prossimo, e nel frattempo ci godiamo questo progetto che abbellirà ancora una volta il nostro oratorio e naturalmente lungo il Naviglio, perché qua siamo lungo il nostro Naviglio Grande, e tutti quegli altri progetti che verranno. E quindi niente, siamo contenti e ringraziamo nuovamente l'ambasciata olandese qui col Consolato Generale a Milano, l'associazione We Run the Street e tutti coloro che hanno collaborato per far sì che si potesse organizzare questo nuovo progetto. E infatti, Sindaco, lei diceva appunto che a Trezzano insomma non è nuova insomma di questo tipo di arte, girando per la città ce ne si accorge, e può essere anche una buona ambientazione per girare ad esempio dei videoclip musicali, è così? Sì, noi già in passato i nostri muri sono stati, come dire, individuati da case di produzione televisiva per promuovere delle loro trasmissioni. E nello stesso tempo anche case discografiche si sono affacciate perché comunque viene creato un ambiente metropolitano, un ambiente magari che richiama anche a quelli americani, no? Quelli un po' da dove è partito il mondo dei graffiti. E quindi è anche bello che questi luoghi, per esempio la nostra scuola Cuciniello, l'Istituto Franceschi o la zona della stazione dove c'è anche la zona industriale, lo stesso oratorio, siano individuati come luoghi dove poter promuovere produzioni televisive, musicali, che comunque rendono ancora un merito ulteriore al nostro progetto. Bene, adesso cerchiamo di capire insomma meglio questo evento che si sta svolgendo in questi giorni con un rappresentante dell'associazione We Run the Street, Stefano Caldera. Ecco, innanzitutto raccontiamo chi è We Run the Street. Allora, l'associazione We Run the Street nasce circa una decina di anni fa da un collettivo di artisti, un gruppo di artisti già affermato a livello internazionale, artisti che principalmente già prima operavano nel sud-ovest milanese e che poi, partecipando anche ad eventi e contest internazionali, hanno deciso di fondare un'associazione così da poter portare avanti dei progetti differenti anche in Italia, in quanto nel nostro paese questo tipo di cultura artistica non è stato diciamo preso in considerazione se non negli ultimi anni, grazie appunto al supporto di alcune figure come ad esempio il sindaco Fabio Bottero, ma anche il supporto di istituzioni maggiori come i comuni o le regioni. Come accennavo poc'anzi, l'associazione nasce all'incirca da una decina d'anni e grazie poi all'operato svolto dall'associazione stessa siamo stati in grado di svolgere diversi progetti che toccavano diversi ambiti, principalmente la riqualificazione urbana attraverso appunto i graffiti e la street art, e poi anche, come sempre accennava poc'anzi il sindaco, la creazione di progetti ad hoc per scuole e bambini che ci permettono poi di poter portare all'interno, diciamo, di una fascia d'età sensibile un tipo di comunicazione, un tipo anche di lavoro manuale che poco alla volta purtroppo si sta perdendo.
ci siamo resi conto che attraverso queste iniziative, soprattutto per quel che riguarda appunto i ragazzi con età scolastica, c'è un forte recupero del rapporto umano e soprattutto vi è anche una predisposizione dei ragazzi a poter accogliere questo tipo di espressione, in quanto agevola il contatto interpersonale e soprattutto agevola anche la propria espressione personale. Oltre a questa tipologia di progetti con i ragazzi delle scuole, facciamo ovviamente anche altri tipi di attività. La maggiore e più riconosciuta è il festival Urban Giant, che purtroppo quest'anno per ovvi motivi non si è potuto tenere, ma che annualmente raccoglie più di 200 artisti da più di 25 nazioni e da tutti i continenti. Questo come laboratorio rappresenta un momento anche di incontro, scambio e confronto tra artisti che, abitando ovviamente in nazionalità o anche continenti differenti, hanno in questo modo l'opportunità di potersi confrontare e divertire, conoscere, che ovviamente rappresenta anche uno degli obiettivi principali del festival, perché l'espressione artistica poi ovviamente si accompagna anche a momenti di integrazione sociale e conoscenza e confronto con magari altri artisti che solitamente non si viene a contatto appunto per distanza di tipo geografica. Ecco, e adesso cerchiamo di capire meglio l'evento di questi giorni, che abbiamo detto supera i confini nazionali, dalle sponde del Naviglio ai canali olandesi. Gli artisti proprio in questi minuti stanno lavorando, che cosa verrà rappresentato su questo muro? Allora, questo innanzitutto è partito come un bando promosso dall'ambasciata olandese, dal Consolato Generale di Milano, che ha promosso questo tipo di progetto rivolto a tutte le associazioni o gli enti che potevano dimostrarsi interessati. Quindi è stato una call a livello nazionale, a cui hanno infatti partecipato, oltre che noi che rappresentiamo Milano, diversi anche istituti e associazioni in altre parti d'Italia, Toscana, Campania e Puglia, solo per citarne alcune. Obiettivo principale del bando era quello di migliorare l'integrazione sia artistica che amministrativa tra le varie istituzioni, enti ed artisti olandesi e italiani. Quindi grazie alla collaborazione del duo Orange, che è qui presente, che sono Karski e Beyond, abbiamo stilato un progetto che intende richiamare una sorta di comunanza sia attraverso l'espressione che si andrà poi a realizzare su parete, che principalmente va a richiamare il contatto tra uomo e natura, rappresentato dalla bambina e dal gatto, insieme al contesto ovviamente lussureggiante di background, e a sua volta si va anche ad unire alla location che, essendo presente sulle sponde del Naviglio, che ovviamente è una storica via d'acqua fluviale milanese utilizzata da secoli per il trasporto sia sociale che commerciale, a creare appunto questo collegamento di tipo ideologico con i canali olandesi, Gracchen, poi sicuramente sto sbagliando la pronuncia, in maniera tale appunto da costituire questa sorta di collegamento artistico e culturale tra queste nostre nazioni. Bene, grazie. Adesso cerchiamo di capire invece, insieme ad un altro artista rappresentante sempre dell'associazione We Run the Street, Mario Gin, com'è lavorare su un muro ad esempio di così grandi dimensioni. Tu lo fai per lavoro? Io lo faccio per lavoro, come gran parte dei miei colleghi, diciamo, dell'associazione, come loro stessi. E grazie al fatto di potersi esprimere, diciamo che nasce tutto come gioco, perché lo si fa per divertirsi, per stare insieme, poi vengono gli eventi che organizziamo anche noi, ma sono eventi che si fanno internazionalmente, quindi in Olanda si fanno in tutta Europa, in tutto il mondo, e da lì si ha modo di imparare a fare lavori di queste dimensioni, mettersi in mostra, e da lì poi è diventata una forma d'arte riconosciuta col tempo, per fortuna. Non sono solo gli atti vandalici che vengono, insomma, accostati ai graffiti, come al solito. Brevemente, per chiudere, prossimo muro? Prossimo muro sarà un videoclip musicale di un artista underground, di cui non possiamo fare il nome, però e altri eventi e progetti che abbiamo in programma sia con Trezzano, Bucinasco e altri clienti privati.
Bene, grazie mille. Noi ringraziamo i nostri ospiti di questa sera e gli artisti che sono qui al lavoro. È tutto, Mario, a te la linea. Grazie Felice per questo viaggio nella street art. Noi ci spostiamo a Pavia, dove nonostante caldo e clima estivo non si placano le polemiche per la decisione del comune di prorogare l'ordinanza che lascia a pagamento i parcheggi, gli stalli blu gestiti da SM fino alla metà di ottobre. Parcheggi a pagamento quindi anche durante il mese di agosto, durante la giornata, e gratuiti dalle 17 in poi. Grande il malcontento tra i commercianti, tra molti automobilisti, e allora all'interno di Forza Italia, principale partito alleato della Lega, Alessandro Cattaneo chiede una riflessione. Un caldo agosto acceso ulteriormente dalla questione parcheggi a Pavia. La decisione dell'amministrazione del Mezzabarba dei giorni scorsi di non concedere gli stalli gratuitamente, come avveniva invece negli anni precedenti, ha scatenato la classica polemica politica. Un tema su cui sta riflettendo in queste ore anche il gruppo di Forza Italia. La scelta, tra l'altro, è stata adottata dall'assessore alla mobilità Antonio Bobbio Pallavicini, espressione proprio forzista. A dispetto del passato, il comune ha infatti deciso di rendere gli stalli gratuiti solo dalle 17, estendendo però il provvedimento fino alla metà di ottobre. Se c'è un ruolo che Forza Italia ha dal livello centrale a quello locale, è di stare vicino alle classi produttive del paese, in particolare a quelle che in quest'anno di Covid sono rimandate in ginocchio. E allora il nostro sforzo deve andare dalla città di Pavia al capoluogo, a tutti gli altri capoluoghi e altri comuni, a trovare iniziative a favore dei piccoli commercianti, degli artigiani, di coloro che si stanno risollevando. Grazie anche al nostro lavoro sono state messe a disposizione centinaia di migliaia di euro a favore di questo settore, ma non basta. Ora è arrivata una decisione controversa che sta facendo molto polemica, quella che quest'anno si sarebbe deciso di non dare i parcheggi gratuiti in città di Pavia come tradizionalmente accadeva ad agosto. Ebbene, io credo che Forza Italia deve dire in maniera opportuna di prendersi una pausa e di riflettere su questa scelta. Lo faremo innanzitutto noi come partito e poi lo faremo insieme all'amministrazione. Se i commercianti lanciano un messaggio, noi non possiamo girare dall'altra parte, ma dobbiamo raccoglierlo. E quindi credo che, visto che già abbiamo fatto bene con soldi, milioni di euro importanti, tasse da non far pagare, come sacrosanto che sia, a chi non può pagare il prezzo della crisi Covid per tutti, allora anche un elemento di riflessione dobbiamo farlo sul tema dei parcheggi in questo caldo agosto. Una polemica dunque che a Pavia non accenna a placarsi, e sempre in tema di viabilità sarà un mese di agosto, ma anche i mesi successivi fino alla fine dell'anno, all'insegna dei lavori pubblici e dei cantieri, opere attese da tempo per le dissestate strade della provincia e anche i ponti che versano in condizioni veramente difficoltose. Allora, lavori che la provincia di Pavia ha appaltato, noi ne abbiamo parlato con il presidente Vittorio Poma, che ha tracciato un bilancio. Lavori sui ponti e asfaltature delle strade. È un'estate di cantieri, quella pianificata dalla provincia di Pavia, che ha messo in campo una serie di lavori per migliorare la viabilità del Pavese, dell'Oltrepò e della Lomellina. L'intervento più esteso è quello che riguarda la messa in sicurezza del ponte della Becca, che dovrebbe concludersi nel gennaio del 2021. Abbiamo lavorato molto per completare una serie di progetti, appaltare dei lavori. L'abbiamo fatto fra la fine del 2019 e i primi mesi del 2020. Questa attività ci ha permesso di poter cominciare adesso lavori importanti sulla Pavia Melegnano, sulla Bressana Salice, sui ponti soprattutto. Penso ai lavori che sono già partiti al ponte della Becca per l'impermeabilizzazione della parte in metallica, la parte superiore, per i lavori del ponte di Pieporto Morone, che sono già iniziati. Dovrei anche aggiungere che nel frattempo abbiamo messo a punto e affidato lavori di realizzazione previsti dal cosiddetto accordo quadro per una parte significativa della rete stradale provinciale. Alcune attività si sono già viste su strade diverse, certo non bastano, sono perfettamente consapevole, al punto che ci stiamo già attrezzando per un ulteriore appalto che speriamo di poter
a giudicare per settembre, quindi i cui lavori possano essere eseguiti prima della brutta stagione, per un importo di 6.200.000 euro. Non riusciremo a soddisfare le esigenze di tutti, spiega il presidente Poma, ma abbiamo in cantiere una serie di progetti che ci permetteranno di aumentare la quota di investimenti che abbiamo stanziato in questi mesi. Sostanzialmente voglio dire che in questo arco di tempo, fra il 2019 e il 2020, la provincia è riuscita a raccogliere i risultati di un buon lavoro che ha permesso di tenere i conti in equilibrio, come ho sempre detto, di utilizzare risorse che la provincia si è procurata per iniziativa personale e per aggiungere i contributi dello Stato e della Regione. Abbiamo cioè disegnato un piano strategico di interventi sulla viabilità che già adesso permette di vedere qualcosa di più rispetto al passato. Questo qualcosa non è sufficiente, ma io sono convinto che nei prossimi mesi riusciremo a rendere più evidente e anche più concreto il lavoro della provincia. Le vacanze, come dicevamo nella prima parte del nostro telegiornale, sono già iniziate per molte persone, molte famiglie, e molti altri invece hanno deciso di restare in città. In particolare, per chi resta a Milano, c'è la possibilità di passare il tempo nel più grande parco acquatico di tutta Italia. A pochi passi dalla città di Milano, immerso nel verde del parco dell'Idroscalo, si trova il Wake Paradise Milano, il watersport park più grande d'Italia, che trasporta acqua e un ambiente rilassante familiare consente a chiunque di passare una giornata all'insegna del divertimento. Questo posto, appunto, come dici tu, di staccare completamente dalla città. Io ho sempre avuto questo amore frenetico per l'acqua, sia nell'elemento liquido che di neve e poi d'inverno, e penso che sia uno dei modi più divertenti per giocare. Sia punto di riferimento europeo per atleti e appassionati, sia per chi decide di provare l'esperienza per la prima volta, il Wake Paradise offre due impianti dedicati al wakeboard. Uno, il circuito per i più esperti, con 18 strutture costruite per eseguire ogni evoluzione in acqua. L'altro, pensato per chi si approccia per la prima volta alla disciplina. È uno sport nuovo che ha avuto un boom pazzesco negli ultimi anni in Italia. In altre nazioni d'Europa è molto molto praticato, grazie anche al fatto che ci siano molti più impianti. È un'evoluzione dello sci nautico che incontra una tavola, quindi i movimenti, la struttura è simile a quella dello snowboard, e viene inizialmente fatto maggiormente con la barca al traino, mentre grazie ai nostri sistemi viene fatto con una teleferica che è chiamata cable. A livello di evoluzioni, una delle più belle e divertenti è il tantrum, diciamo, è uno dei primi salti mortali che si imparano direttamente dal kicker utilizzando una struttura diciamo come il kicker. Ma al Wake Paradise non si fa solo wakeboard. L'ultima arrivata è infatti la surf pool, la più grande al mondo nel genere delle piscine, che creano onde artificiali e statiche alte fino a 1,6 metri e larghe 10. Facciamo decine e decine di principianti ogni giorno. Una delle domande più frequenti è sia sul wake che sul surf: ma se non l'ho mai fatto posso venire? Come ogni sport, la nostra struttura è attrezzata per partire da chi non ha nessuna competenza fino ad arrivare poi ad avere i campionati europei come sono svolti nel 2018. L'onda artificiale attira appassionati da tutto il mondo e permette di imparare a concentrarsi sulle nuove manovre o sul perfezionamento della tecnica di riding, e grazie a lezioni divise su più livelli e alle tre modalità di funzionamento di difficoltà crescente dell'onda, gli istruttori del centro possono assicurare apprendimento e divertimento per tutti. Guarda, tutte le persone, dai bambini piccoli, abbiamo avuto un nonno di 82 anni che l'ha fatto, che mi ha gasato di più di tutto, veramente. È tutto con questa notizia. Vi ricordo in prima serata l'appuntamento con le regole dello star bene, le puntate di quest'inverno, e come già annunciato anche il nostro telegiornale si prende una pausa. Noi torniamo con l'edizione del prossimo 24 agosto.